Ancora buongiorno e benvenuti a tutti. Giusto per presentarmi, per chi mi non conoscesse, appunto sono Mirko Del Castello e lavoro in Panasonic da 19 anni e mi occupo delle soluzioni PLC, pannello operatore e più in generale di tutte le soluzioni di connettività, quindi di networking in qualità di product manager. Come la volta scorsa, al mio fianco ci sarà il collega Gianangelo, che è il nostro application engineer di diciamo, riferimento per le zone Lombardia Est e Trivento Ovest, con il quale diciamo, ci alterneremo durante questa sessione. In particolar modo seguirà la parte più applicativa, quindi delle varie case history, e anche vi farà vedere una demo interattiva per quanto riguarda il servizio cloud Ciao a tutti. Ciao per la teleassistenza. Ciao Gianangelo e benvenuto anche te. Quindi, cosa vediamo oggi? Oggi vedremo le soluzioni per la comunità di Panasonic. Quindi andremo a vedere nel dettaglio tutte le soluzioni a livello di campo, quindi con i sensori, in particolar modo con la rete IO-Link. E fino ad arrivare alle soluzioni di livello di controllo intesi come PLC, pannello operatore e gateway. E partiremo anche con una piccola introduzione, un piccolo concetto di cosa vuol dire fare Industria 4.0, ovviamente senza scendere nell'accademico, ma solo qualche diciamo, riferimento che aiuterà a comprendere meglio il percorso di questa diciamo, giornata. Quindi, cosa significa connect to value? Diciamo, questo diciamo, termine che noi chiamiamo in Panasonic. Sostanzialmente intendiamo tutte le tecnologie e le soluzioni di connettività per il controllo di macchine ed impianti secondo diciamo, i requisiti dell'Industria 4.0 oppure dell'Industrial Internet of Things. In questo contesto ci diciamo, non ci riferiamo solo alle tecnologie proprio di prodotto, ma anche a tutto il nostro team di specialisti della connettività. In termini di soluzioni di campo ci diciamo, riferiamo per l'appunto alla sensoristica con il protocollo IO-Link, quindi le varie sensori e barriere, e fino al livello diciamo, di controllo, con la parte PLC, quindi in particolar modo l'FP0H e l'FP7, con i protocolli standard E30P e Modbus TCP, oltre che ai protocolli proprietari, fino poi alla parte diciamo, di gateway con l'FP4C, che tra l'altro è il tema principale di questa giornata, e la parte interfaccia uomo-macchina, con riferimento ai protocolli UPC-UA, MQTT e lo standard chiaramente Modbus. Infine, tutto questo vedremo anche oggi il Corvina Cloud, che è la nostra soluzione di teleassistenza. La vedremo anche dal punto di vista pratico. Quindi, partiamo diciamo, con un'introduzione, una breve introduzione per quali sono le finalità del paradigma Industria 4.0, quindi quali sono le sfide che accomuna il costruttore di macchina e il cliente finale. Da parte di costruttore di macchina diciamo, la sfida principale è di realizzare macchine smart. Cosa significa smart? Significa macchine intelligenti, macchine che si possono facilmente integrare con altre macchine e la parte diciamo, più importante, interconnesse, significa essere interconnesse con i sistemi di fabbrica, quindi con i sistemi diciamo, di livello più alto, quali sono il MES e l'ERP. L'altra sfida è quella di aumentare chiaramente la produttività, di diciamo, ridurre le inefficienze e di prevenire i fermi macchina, oltre che aumentare la propria competitività, intesa sia come processi interni aziendali che ovviamente intesi come miglioramento di prodotti. E questi sono, diciamo, tre elementi, se ne possono aggiungere degli altri, ma questi sono, diciamo, sicuramente quelli più, diciamo, importanti. E come fare tutto questo? Chiaramente la chiave è
di raccogliere i dati generati da questi, diciamo, dispositivi presenti nelle macchine, nelle linee, diciamo, produttive. Quali sono questi, diciamo, dispositivi? Ovviamente sono tutta la parte di sensori che sono determinanti nella macchina, diciamo, coloro che portano, diciamo, informazioni sullo stato, diciamo, dei vari punti critici della macchina, i PLC chiaramente, ma tutto, diciamo, in generale tutti i vari device, meter, dispositivi di tomografia che possono portare informazioni utili. Ma non è sufficiente chiaramente raccogliere i dati, e questi dati devono essere trasformati in informazioni utili per chi poi deve prendere delle decisioni. E queste, diciamo, decisioni poi devono portare del valore, quindi sostanzialmente il valore del dato fa la differenza. Conoscere i dati in tempo reale è chiaramente un vantaggio piuttosto che conoscerli il giorno dopo. Quindi chi gestisce i dati agisce per prevenire, chi invece non li gestisce agisce per poi, diciamo, per, diciamo, rimediare. Quindi è fondamentale avere i dati per poter, in tempo, diciamo, reale, per poter prendere delle decisioni. Con questo messaggio si vuole, diciamo, così comunicare che non è sufficiente attuare servizi di telemanutenzione per fare l'industria 4.0, per fare quattro macchine, per fare le macchine 4.0. Ma la parte più, diciamo, importante è quella di gestire i dati. Partiamo quindi con il livello di campo, diventa importante, quindi poter fondamentale, poter scambiare in modo bidirezionale i dati tra i sensori attuatori presenti nella macchina, nel campo, con sistemi di automazione. Chiaro come fare questo? Una soluzione è sicuramente attraverso il protocollo IO-Link. In questo modo i dati generati dai sensori a livello di campo vengono trasportati, condivisi con i livelli superiori. Quindi a livello intermedio, chiamato anche Edge Device, quindi con i PLC, i panel operatore, e a livello superiore di fabbrica con i sistemi MES ERP per poi, diciamo, tutti quei sistemi che permettono di elaborare e utilizzare questi dati. Quindi, essenzialmente, diciamo, si realizza l'integrazione verticale dal campo ai sistemi aziendali o di cloud. Qui vedete, ecco, una mappa grafica di quello che è stato esposto nella precedente slide, giusto per capire. Quindi abbiamo tutta la parte, quindi, sensori di campo, integrati con i moduli master IO-Link, in questo caso quindi una ciabatta IP67, e poi queste informazioni, questi valori, dati vengono scambiati con i controllori e con la parte, diciamo, del panel operatore, per esempio, che fanno, diciamo, riferimento all'OT, tutti i dispositivi presenti a livello di campo, e poi tutte queste informazioni vengono inviate ai sistemi, diciamo, IT. Quali sono i vantaggi per il costruttore di macchina, per chi utilizza l'IO-Link? Il primo aspetto è la semplicità. Questo cosa significa? Questo deriva dal fatto che con l'IO-Link si utilizza quindi un cablaggio standardizzato, quindi con un cavo a tre fili, quindi non schermato, con il connettore M8-M12. L'aspetto importante è che il dato quindi viene fornito in digitale e quindi ha il vantaggio di essere immune alle interferenze esterne e quindi il mio segnale non è influenzato dai disturbi. Questo, diciamo, è un elemento, diciamo, importante. L'altro aspetto è la connettività. Ovviamente, grazie alla connettività è possibile configurare, quindi modificare i parametri dal programma PLC. Inoltre, col protocollo IO-Link si hanno più informazioni, quindi oltre al valore di processo chiamato process data, cioè il valore dell'uscita digitale o la misura analogica, vengono scambiate anche altre informazioni che sono informazioni di servizio chiamate service data. Quali sono queste informazioni? Sono, per esempio, tutte le informazioni legate all'impostazione del sensore, alla diagnostica interna, oppure il livello di informazione del livello di firmware dell'hardware che praticamente è contenuto a livello dei, diciamo, dispositivi.
Quindi ecco, chiamate informazioni di servizio. E poi l'aspetto, un ulteriore aspetto che tipicamente tutti, diciamo, i gateway IP67 oppure i IP20 sono compatibili con i principali bus di campo, quindi per esempio il convertitore IO-Link con Profinet o piuttosto con altri protocolli. Come vi ho anticipato, oltre alle varie informazioni ci sono anche le informazioni di diagnostica avanzata, e questo è molto importante quindi per fare quindi manutenzione predittiva. E un altro elemento importante è che ho la possibilità di sostituire un sensore guasto con un sensore, diciamo, nuovo. E senza parametrizzarlo. Cosa vuol dire? Nel momento in cui sostituisco il prodotto difettoso con quello nuovo, il master autoconfigura il sensore. Quindi non c'è, diciamo, necessità di avere del personale esperto che debba intervenire per, in caso di guasto di un componente di campo. Quindi, giusto per riassumere, quali sono i vantaggi degli IO-Link? Sicuramente la riduzione del cablaggio a bordo macchina, quindi ho meno necessità di portare fili, e posso diminuire il quadro elettrico, chiaramente, quindi le dimensioni, e soprattutto minor tempo necessario per realizzare i collegamenti e quindi anche errori di cablaggio. Porto una migliore efficienza della macchina, quindi grazie alla configurazione dinamica, ad esempio con un programma PLC con opportuni codice, quindi si possono configurare i vari sensori, quindi non è necessario che i dispositivi IO-Link siano accessibili per essere parametrizzati fisicamente. Quindi ho praticamente una riduzione dei tempi di manutenzione in caso di guasto, in caso di fermi macchina, appunto perché c'è la possibilità di sostituire essenzialmente un dispositivo guasto con la modalità di autoconfigurazione e tutte le informazioni di diagnostica che possono essere portate chiaramente anche a livello di cloud per essere integrati con altre informazioni. Dal punto di vista Panasonic, quali sono le soluzioni nell'ambito IO-Link? Quindi dal lato sensore abbiamo praticamente il laser di misura, il sensore di pressione, la fibra e le barriere. E mentre lato di controllo, IPDC, FP0H, FP7 e l'IoT Gateway, che tra l'altro è l'oggetto principale di formazione di questa giornata, dove diciamo, il dispositivo IoT Gateway raccoglie i dati dal campo, quindi dal livello di controllo, e li condivide ai sistemi gestionali attraverso i protocolli MQTT, OPSUA, oppure attraverso il linguaggio SQL. Dal punto di vista dei protocolli, quali protocolli sono disponibili come Panasonic? Quindi IO-Link, Modbus TCP, IO-Link Profinet e IO-Link Ethernet TP a livello di IO-Link Master. E quindi la possibilità di connettersi attraverso questi protocolli IPDC FP0H FP7. Con l'FP0H, quindi il nostro PC compatto, in questo momento non è possibile utilizzare Profinet, ma solo Modbus ed Ethernet TP. In conclusione, oltre alle, diciamo, soluzioni hardware, è disponibile come Panasonic mette a disposizione delle librerie, quindi già sviluppate in ambiente ISI 611-31, quindi nello standard, che aiutano a configurare e semplificare lo scambio dati tra il campo e il controllo. Ora passiamo a vedere il cuore delle nostre soluzioni di connettività, l'IoT Gateway FP4C. Quindi, innanzitutto, qual è lo scopo dell'IoT Gateway? Lo scopo è di fare arrivare il valore del dato, quello che si diceva all'inizio, dalla macchina, quindi dal campo, a dove serve. Quindi portare i dati dal campo a infrastrutture IT e software dell'azienda, in cui i dati vengono
processati, analizzati allo scopo di trarne valore per creare nuovi modelli di business. Questo, diciamo, con parole, se volete, anche a livello di marketing, però diciamo, il concetto essenziale, quindi di portare i dati per essere elaborati e prendere, diciamo, decisioni. Qual è la finalità principale del nostro IoT Gateway? La teleassistenza, quindi la teleassistenza di macchine e impianti con accesso remoto, che vedremo in seguito, il telecontrollo attraverso dei protocolli standard specifici e la parte di data management, intesa come dati gestiti in modo locale, quindi con ad esempio con le funzioni di data logging, oppure, diciamo, la possibilità di scambiare dati attraverso i protocolli standard o PCI MQTT o attraverso comandi SQL. E la sicurezza invece intesa come tutte che le funzioni diciamo, presenti nel FP4C sono gestite attraverso comunicazioni sicure con crittografia e processi di autenticazione con utente e password. Andiamo, diciamo, in estrema sintesi quali sono le peculiarità del gateway FP4C. Innanzitutto è compatto, come vedete, nelle dimensioni, immaginate quindi un pacchetto di sigarette della stessa, diciamo, dimensione. A livello di risorse hardware e firmware ha le stesse risorse di un pannello operatore, quindi con Linux, con un processore ARM Cortex A7, diciamo, una memoria 2.4 giga, e dotato di real-time clock, quindi, diciamo, con un condensatore che permette di mantenere le informazioni per una settimana. E si configura attraverso internet browser, quindi con qualsiasi internet browser, oppure per alcune funzioni attraverso il software AcmeWin, che essenzialmente è lo stesso software che viene utilizzato per configurare i pannelli operatori della serie HM. Quindi in sostanza non ci sono costi da sostenere da parte del cliente a livello di software, perché sono chiaramente software, diciamo, gratuiti. Come si integra il dispositivo con i dispositivi di campo? Attraverso i protocolli proprietari, quindi il Mutual Mutual 7, quindi di Panasonic, oppure attraverso i protocolli Modbus, inteso sia come RTU che TCP. In ambito del telecontrollo, come anticipavo in precedenza, è in fase di sviluppo il protocollo IEC 60070, che è un protocollo di riferimento specifico per le pubbliche utility nel telecontrollo. A livello, diciamo, di integrazione con l'infrastruttura IT, con il mondo delle information tecnologici, e una prima soluzione è attraverso il linguaggio SQL, quindi la possibilità di accedere con delle query, sia in lettura che scrittura, quindi con dei comandi, e ai database relazionali per poter, appunto, fare lettura e scrittura di dati. Qui vedete, ecco, l'elenco dei principali database, e qui è possibile quindi fare questo scambio dati. E a supporto dell'utente nello sviluppo di programma mettiamo a disposizione delle librerie che permettono chiaramente di semplificare la configurazione e quindi di risparmiare tempo. Un'altra modalità è di utilizzare i protocolli standard dell'IoT, quindi l'MQTT e l'UPC-UA. E anche in questo caso la comunicazione viene in totale sicurezza attraverso quindi, la possibilità di impostare la criptazione dei protocolli attraverso l'SSL e il TLS. Ecco, senza entrare nel dettaglio, giusto per spiegare in due parole la differenza dell'essenziale tra l'UPC-UA e l'MQTT. E innanzitutto l'UPC-UA è un protocollo con architettura client e server, quindi lo scambio di dati viene attraverso un polling, quindi una interrogazione continua da parte del client, ed è soprattutto un protocollo strutturalmente definito dall'UPC Foundation, quindi secondo lo standard IEC 60541, quindi praticamente tutta la struttura è definita. E, mentre a differenza del protocollo MQTT, che si basa su un'architettura sottoscrive e pubblica, e dove lo scambio viene fatto su evento,
quindi solo quando si verifica il cambiamento del dato, e questo protocollo è definito solo diciamo, a livello dello standard OSIS, quindi è comunque un protocollo open source, e la differenza principale è che mentre l'MQTT è un protocollo di messaggistica estremamente leggero, quindi diciamo, ottimizza la banda, il protocollo UPC-UI è un protocollo più completo a livello di informazioni, però occupa più banda. Quindi, sostanzialmente, in definitiva, giusto per dare diciamo, dei diciamo, riferimenti, l'UPC-UI è sicuramente la soluzione per poter scambiare dati tra il campo, quindi col PLC, PC, sistemi SCADA e anche chiaramente sistemi gestionali. Mentre l'MQTT, la sua finalità principale è quella di condividere i dati con Server Cloud, quindi attraverso dei broker MQTT, quando c'è diciamo, in presenza di un'elevata quantità di dati. Quindi applicazioni tipiche dell'Internet of Things. Giusto per entrare nel concetto dell'MQTT, che sicuramente è quel protocollo meno conosciuto, il concetto di funzionamento è quello che avviene con lo scambio di messaggi con Messenger. Quindi, ad esempio, una stazione PLC composta con il nostro IoT Gateway pubblica un messaggio che viene chiamato tecnicamente topic ad un server broker che tipicamente risiede nel cloud oppure può essere anche diciamo, un software installato di server interni e questo broker si occupa ad inviare il dato a tutti quei nodi interessati a quello specifico dato perché si sono sottoscritti. Quindi praticamente questa funzione pub identifica, pubblica le informazioni e il broker si occupa ad inviare semplicemente a coloro che sono realmente interessati a questa informazione qui. Quindi, come potete capire, è un protocollo estremamente utile quando è necessario scambiare un'elevata diciamo, quantità di dati in presenza di diversi diciamo, dispositivi, perché occupa diciamo, pochissima banda. Ora vediamo qualche applicazione reale in cui è stato utilizzato il protocollo UPC-UI. Prima di tutto, ecco, qui vedete quali sono i dati in modo bidirezionale che vengono tipicamente scambiati tra il campo, quindi tra la macchina e i sistemi, diciamo, IT, quindi MES, ERP. Sono ricette di lavorazione, quindi lotti di produzione, il numero di pezzi, l'articolo da produrre che dal gestionale vengono inviati alla macchina. La macchina tipicamente invia date di produzione, quindi lavorazioni, pezzi prodotti, i tempi necessari per produrre una produzione, i dati di funzionamento della macchina, quindi tutte quelle informazioni che possono essere utili per attuare politiche di manutenzione predittiva, oppure informazioni di controllo sulla qualità, quindi se ci sono state delle anomalie, codice d'allarme e perché no, anche i consumi elettrici. Ora lascio la parola al collega Gianangelo per diciamo, condividere con voi delle applicazioni reali che sono state diciamo, sviluppate in questi diciamo, ultimi mesi con i nostri diciamo, esperti. Gianangelo. Ecco. Allora, questa applicazione è stata molto significativa per noi perché questo nostro grosso cliente che fa package alimentare ha installato 13 nuove macchine. E c'è un po' di ritorno, forse. 13 nuove macchine con PLC di terze parti. Inizialmente l'idea di questo che il nostro cliente era quella di mettere un PC che facesse da tramite col server centrale per lo scambio di dati. Però aveva qualche dubbio in quanto il PC, per quanto le performance sono elevate, c'è sempre la paura di rimanere a piedi, anche se sia un PC di scorta, comunque la configurazione è rognosa da fare quando quello base si pianta. E così gli abbiamo suggerito di installare un A4C per ogni macchina che facesse da tramite tra ogni PLC di ogni macchina con il server centrale. Anche se dovesse per qualsiasi motivo rompersene uno, è un attimo prendere le impostazioni di quello rotto che si sono salvate precedentemente, scaricarle nel nuovo e ripartire istantaneamente senza problemi. L'A4C fa solamente da tramite da il PLC di terze parti tramite Modbus
al server centrale tramite OPC WA, quindi un'aggiunta che poco incide su tutto e comunque il dato è in tempo reale. Ecco. Seconda applicazione si passa nel settore conciario con macchine che lavorano la pelle. Questo nostro grosso cliente effettuava già uno scambio dati con il server, però in maniera tra virgolette antiquata, usando il nostro sfruttando il web server all'interno del nostro PLC, che però non ha il nostro PLC un protocollo di comunicazione in real time. Produceva a fine giornata il file CSV di tutta la produzione e poi il server si occupava di prelevare via FTP questo file. Ciò comportava dei rischi in quanto il file veniva prodotto una volta al giorno, perché non si può continuare a scrivere il file all'interno della memoria SD del PLC, altrimenti dopo qualche giorno si fonda. Sì, veniva scritto una volta al giorno e nel caso in cui la macchina si fosse spenta a metà giornata si perdevano i dati. Invece con l'aggiunta dell'A4C e quindi dell'OPC WA i dati vengono resi sempre in tempo reale per la monitorizzazione in tempo reale della produzione della macchina, tutto quello che succede. Terzo esempio invece è un mondo ancora più tra virgolette rognoso, cioè quello del marmo, della cava, macchina installata direttamente in cava, quindi con tutto quello che ne concerne, dallo sporco al rumore alle vibrazioni e tutto quanto. Anche qui inizialmente c'era un PC sulle macchine antecedenti, però c'era sempre il problema che il PC dopo un anno o qualche cosa di più si rompeva a causa dello sporco e tutto il resto. Invece con un prodotto industriale nel quadro che fa da tramite sempre dal mondo macchina al mondo server, si è risolto il problema di questo cliente che comunque penava questo fatto. È stato poco invasivo perché solo mettendo una piccola scheda che faceva da tramite ha risolto tutti i suoi problemi. Questi sono altri casi, così rapidamente ve li dico. Settore lavanderia industriale per sempre la produzione e il conteggio del tovagliato e quant'altro. Etichettatura per vedere quante scatole sono state etichettate, magazzini automatici per farmacie e ospedali, che questo comunque deve essere più che preciso perché per sapere quanti prodotti ci sono all'interno del magazzino, lo stesso per gli armadi per stoccaggio di attrezzature medicali, isole robotizzate per saldatura per vedere a che punto è la saldatura perché magari potrebbero essere processi lunghissimi, e macchine tagliatubi sempre per medicali, sono cicli estremamente veloci e quindi l'importanza del dato in tempo reale fa da padrone. Ecco. Grazie Gianangelo per l'illustrazione delle che esistono dell'OPC UA, questo sono chiaramente una parte e, diciamo, giusto per condividere con voi dei casi e applicativi che vi possono aiutare quindi durante i vostri approcci con il costo di macchine piuttosto con gli end user. E per quanto riguarda il protocollo MQTT, come dicevo in precedenza, probabilmente è ancora un protocollo non così diffuso, conosciuto. Per vostra informazione non è un protocollo che è stato sviluppato di recente, ma risale addirittura al 99, e sta prendendo sempre più piede soprattutto nelle applicazioni IoT e in casi specifici è sicuramente in questo momento diffuso nelle ambienti del public utility, quindi nel mondo del telecontrollo, quindi per fare lo scambio dati tra l'RTU sul campo, il PLC verso server cloud, quindi o verso SCADA. E ad esempio ci sono già degli SCADA in commercio che da qualche anno integrano nativamente il protocollo MQTT, ma non solo SCADA, anche di recente, proprio qualche settimana fa, anche i pannelli operatori della serie HM hanno supportato il protocollo MQTT.
E più in generale, diciamo, portate con le applicazioni dove deve essere, diciamo, necessario trasmettere i dati a dei server cloud. Qui vedete, diciamo, qualche esempio di server cloud, quindi come Google Cloud, Microsoft Azure. E in più, diciamo, in senso, diciamo, esteso, la raccolta dati, quindi tra più dispositivi e anche tra più sistemi aziendali, quindi ERP, MES o altri, diciamo, sistemi del mondo IT, quindi per, diciamo, creare veramente un scambio dati in tempo reale, in real time, che è fondamentale, diciamo, come aspetto per chi fa Industria 4.0. E proseguiamo con le caratteristiche del IoT Gateway FP4C. Un'altra caratteristica è il classico data logging, quindi posso raccogliere i dati direttamente da ingressi e uscite digitali o analogici del PLC FP0R. Cosa significa? Che col mio IoT Gateway posso utilizzare fino a 3 espansioni del PLC FP0R, quindi digitali analogiche, e raccogliere le informazioni direttamente dal campo, quindi dai sensori. E oltre a questo sistema, chiaramente è possibile raccogliere le informazioni direttamente attraverso le porte di comunicazioni seriali Ethernet con i protocolli, quindi Mutual, Modbus, RTU, Modbus, TCP. Questi dati vengono poi raccolti su file HSV e possono essere inviati tramite comandi FTP. Anche in questo caso mettiamo a disposizione una libreria per l'FWIM Pro che aiuta a semplificare la programmazione, quindi basta praticamente pochi clic per configurare la function block per poter quindi inviare direttamente i file dove serve. Un'altra funzionalità classica è web server, quindi, diciamo, la possibilità di creare delle pagine HTML5 personalizzate per poter accedere e controllare la macchina da qualsiasi dispositivo, anche mobile, con qualsiasi internet browser. Anche questo caso per la, diciamo, crittografia dei dati, quindi si utilizza l'HTTPS, che solamente è un protocollo di trasferimento in percentuale sicuro. Un altro elemento diciamo, se vogliamo, differenziante è la possibilità di poter creare del codice personalizzato attraverso linguaggi da alto livello, quindi Python con Node JavaScript e Bash. Chiaro, questo, diciamo, è una funzione sicuramente interessante per utenti esperti. Ad esempio, vediamo qualche caso applicativo dove è stato utilizzato, per esempio, il codice Python per sviluppare un'applicazione personalizzata. Ecco, giusto per chiarire, questo, diciamo, è anche disponibile, diciamo, per qualsiasi utente, diciamo, interessato, quindi non è stato sviluppato in modo esclusivo per uno specifico cliente. Quindi la possibilità, quindi, di raccogliere praticamente, quindi di leggere esattamente il codice a barre direttamente sulla IoT Gateway e di inviare praticamente la stringa sulla variabile del PLC. Quindi in questo caso qui si effettua questo scambio dati senza programmare i PLC, senza, diciamo, realizzare alcun codice. E quindi chiaramente è una soluzione chiave in mano. Un altro aspetto, anche qui attraverso una personalizzazione con dei comandi Python, è possibile quindi inviare e ricevere messaggi tramite Telegram. Per chi non conosce Telegram, è un servizio di messaggistica che è praticamente il gemello di WhatsApp. Anche in questo caso il beneficio, quindi, diciamo, il vantaggio per questo di macchina del cliente finale, è la possibilità di interagire direttamente con la macchina e l'impianto. E si può, diciamo, definire come la rede diciamo, dell'SMS, quindi l'invio del messaggio tramite SMS. Un'altra, diciamo, peculiarità importante è il servizio di teleassistenza per l'accesso remoto in totale sicurezza con dispositivi sul campo. Questo si basa su una VPN, una classica VPN industriale, dove diciamo, c'è la possibilità sia di accedere ai dispositivi remoti, quindi al pannello, all'IoT Gateway e quindi verso i PLC o
qualsiasi, diciamo, dispositivo connesso alla sottorete attraverso il PC, quindi praticamente creando proprio la VPN con un server cloud, oppure la possibilità di accedere attraverso dispositivi mobile, quindi in questo caso attraverso l'HTTP, sempre passando attraverso il server, per poter accedere ai dispositivi di campo. Cosa si può fare? Vediamo qualche utilità di questo servizio. Qui vediamo praticamente una parte, una minima parte. Diciamo, quello di poter accedere alle pagine web del panel operatore, quindi alle pagine web dell'utente, poter programmare, quindi non solo monitorare, ma anche diciamo, programmare i PLC da diciamo, remoto, accedere a un'IP camera, qui per vedere per esempio l'impianto, vedere qualche le parte critica della macchina, magari una parte poco accessibile dall'operatore, vedere pagine web di sistema e applicative del PLC per esempio, fare scambio dati via FTP oppure il più classico controllo UNC, quindi poter prendere il controllo remoto del pannello operatore. Diciamo che i benefici sono diversi, chiaramente sono ormai diciamo, ben noti, quello del limitare le trasferte on site da parte di tecnici di manutenzione o di tecnici che responsabili dell'installazione presso il cliente finale, alla possibilità di accedere a dispositivi remoti con un clic ovunque diciamo, mi trovi. L'accesso viene fatto attraverso internet browser, quindi può essere fatto da PC, tablet e smartphone. Ho la possibilità di creare una grafica geolocalizzata dei diciamo, dispositivi, quindi posso vedere con estrema semplicità e selezionare le macchine del mio cliente per poter accedere diciamo, direttamente. A livello di struttura è possibile creare una struttura gerarchica di più organizzazioni, quindi sotto l'organizzazione del custode di macchine, per esempio, ci possono essere altre organizzazioni dei propri clienti finali. La possibilità di gestire diversi utenti con dei propri livelli di accesso. Quindi cosa vuol dire? Che per esempio posso creare utenti amministratori che hanno l'accesso completo al sistema, oppure utenti che semplicemente possono solamente monitorare, quindi avere solamente un accesso, chiamiamolo in lettura, alla macchina. E un elemento importante che si differenzia anche dai nostri competitor, l'accesso può essere fatto da più utenti anche in modo simultaneo. Quindi non ci sono limiti nella creazione di utenti e limiti nell'accesso. Adesso vedremo una demo interattiva che è una demo reale che è presente presso il nostro headquarter in Germania, a cui qualsiasi utente può avere accesso con delle credenziali, che sono delle credenziali pubbliche che vi comunicheremo poi, che troverete nella presentazione che vi sarà inviata. Ed è una demo diciamo, completa, in quanto, come potete vedere, in questa demo è presente sia la parte PLC che di server azionamenti, quindi con la 6, e in più la parte sensori, un conduttore di energia e l'IP camera. Lascerei il controllo adesso al collega Gianangelo, che vi fa vedere proprio concretamente cosa l'utente può vedere e quello che si può fare. Ecco, adesso passiamo direttamente al browser, dove vabbè, io ho già messo dentro corvinacloud.com, quindi con qualsiasi browser e anche soprattutto da tablet e smartphone è possibile accedere all'applicazione. Adesso stiamo accedendo alla nostra piattaforma e qui si vede Corvina Machine. Corvina Machine è praticamente il pannello che fa da tramite per potersi collegare alla macchina. Nella sottorete vediamo l'IP camera sempre Panasonic che è in rete ed è possibile vedere e accedervi direttamente. Cliccandoci è possibile connettere tutti i dispositivi anche della sottorete, come stiamo vedendo. Se ci fosse per esempio anche configurato il PLC per poter fare la teleassistenza, si vedrebbe anche il PLC qui sotto. Detto ciò, cliccando sul Corvina Machine, sul pannello,
Abbiamo varie scelte, si possono anche aggiungere altre scelte. In questo caso abbiamo solamente il VNC per collegarsi direttamente al pannello come se fossimo lì davanti, oppure le pagine web. Avendo all'interno un web server è possibile sviluppare pagine HTML e quindi rendere possibile la visualizzazione di qualcosa piuttosto che altro da remoto. Noi adesso ci colleghiamo in VNC per avere il pieno controllo della macchina. La prima pagina mostra direttamente l'Eco Power, ovvero il misuratore di consumi, sempre Panasonic, collegato in seriale col PLC e scambia direttamente in tempo reale il consumo della demo. Se io per esempio accendo la luce all'interno della demo, vediamo subito che il consumo aumenta. Se noi disattiviamo il servo e il consumo arriva al minimo storico, cioè solo l'alimentatore che alimenta tutto. Cambiamo pagina, adesso vediamo direttamente dalla IP camera Panasonic la nostra demo in tempo reale. Accendo la luce per vedere meglio e possiamo vedere appunto che sul pannello abbiamo la stessa pagina che sto visualizzando adesso perché siamo collegati in VNC. Questo è l'Eco Power di prima e questo è il sistema di tavola rotante con su dei pezzi da misurare, il nostro PLC e infine il servo collegato tramite rete RTX. Adesso io do il servo on al servo e faccio ruotare la tavola per farvi vedere che sto comandando tutto da qua. Poi ci sono altre varie funzionalità, la rotazione random e tutto quanto, però quello è solamente dimostrativo. Ecco, in questa pagina vado a misurare l'altezza del pezzo. Quindi, se io ruoto la tavola, vado a misurare il pezzo successivo e vedo una differenza di misura. Il 25 perché sta ruotando e quindi va fuori scala. Pagina successiva invece è una fibra che riesce a discriminare il materiale in base a quanta luce viene riflessa dal materiale. Quindi, in base all'intensità di luce che torna, riesco a capire anche il materiale che sto analizzando. E qua si vede quanta luce in questo numero qua, quanta luce ritorna. E quindi facendo una certa tabella in base alla luce che ritorna, riesco a dire anche questo materiale, cioè in base alla luce, dire questo è il materiale tra dei tali, in questo caso una plastica trasparente, piuttosto che un altro materiale plastico, no, alluminio, scusate, oppure vediamo se gira, legno e compagnia bella. Altra cosa che c'è presente nella demo è il nostro nuovo sensore laser a sbarramento a lama, l'HGT, per poter misurare lo spessore degli oggetti fino a 10 mm. Vediamo se dovrebbe darmi la misura. Eccolo qua. Vediamo perché fa i capricci, non riesco a Il capire. bello di essere in diretta. No, bello che ho provato prima, funzionava. Si vede che c'è un piccolo sabotatore che mi ha spostato qualcosa dalla demo e quindi non legge più l'oggetto. Comunque, credo che il tempo sta scorrendo. Ecco, ultima cosa, ho il pieno controllo, visto che il servo è in rete, ho il pieno controllo di tutto. Se io volessi, non so, tipo lanciare la ricerca di homing, vedo anche lo stato del motore e tutto quello che sta facendo, se è in movimento, se ha fatto l'homing, la posizione, perché tutto è in rete. Quindi da remoto è possibile fare qualsiasi cosa come se fosse fronte macchina, per far capire al cliente le potenzialità del cloud e anche e soprattutto la teleassistenza per fare sia modifiche sia per visionare il programma e aiutare quindi l'operatore. Ecco, io avrei finito. Perfetto, grazie mille Gianangelo, riprendo. Come vi dicevo in precedenza, vi saranno inviate le credenziali per poter quindi provare
quindi interagire con la demo. Ovviamente poi se avrete, diciamo, necessità di un supporto o qualche, diciamo, spiegazione, restiamo a completa, diciamo, disposizione. Qui, ecco, proseguendo, vedete una tabella, diciamo, riassuntiva di quello che è possibile fare con l'aiuto gateway, quindi le funzioni, diciamo, principali. Però, ecco, in conclusione, diciamo, quali sono le principali, sostanzialmente le essenzialità dell'FP I4C, del nostro gateway? Innanzitutto è la compattezza, come dicevo prima, è grande come un pacchetto di sigarette, quindi questo può essere integrato anche in macchine esistenti, che sono macchine, diciamo, scollegate, diciamo, usiamo questo termine, evitando di affrontare una totale riprogettazione. Quindi diventa, per esempio, molto complesso poter cambiare magari un vecchio PLC con un PLC più moderno perché è semplicemente dotato di UPSUA o magari qualche altro protocollo per fare, diciamo, un'integrazione con i dati. Diventa più pratico utilizzare l'FP I4C che, diciamo, fa da gateway direttamente con, tra la macchina e il mondo IT. E la configurabilità è un altro elemento essenziale. Come avete visto in precedenza, le funzionalità sono già presenti, quindi non serve realizzare codice di programma, ma semplicemente configurarle. Quindi non è necessario creare programma tipo nello stile PLC. È multifunzione, è solamente un unico dispositivo che praticamente integra tutti i servizi, tutti i protocolli essenziali per creare la convergenza tra il mondo IT, oltre che poi ad avere il servizio di telemanutenzione. Vi consiglio, ecco, se avete, diciamo così, il tempo, la lettura di un, diciamo, di un articolo che è uscito di recente sulla rivista di automazione industriale, con il titolo Il valore del dato dalla macchina dove serve, dove troverete con più dettaglio tutto quello che abbiamo visto questa mattina, quindi dagli link e in particolar modo il significato del valore del dato. Qui, ecco, poi troverete in conclusione un flyer, diciamo, consultativo per vedere le principali, diciamo, peculiarità e i benefici ottenibili con l'FP I4C.